Gentilissimi amici, buongiorno dal vostro Marco Gulino. Era un po' effettivamente che non ci vediamo sul web con i miei soliti video, però ho colto questa occasione per parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore e che potremo riflettere su alcuni spunti insieme. Mi riferisco all'attentato dal presidente del Parco de Nebro di Antoci di circa un mese fa, quasi un mese fa. È accaduto quasi un mese fa. La vicenda ormai la conosciamo un po' tutti perché è stato dato ampio spazio solo nei primi giorni, stranamente, sia nei media nazionali che quelli regionali, e poi effettivamente non si è più sentito nulla. Ora, dall'analisi delle foto, io ho cercato di documentarmi il più possibile, soprattutto tramite i siti regionali e locali, che hanno dato un'ampia galleria fotografica, sulla scena, dell'attentato. Mi riferisco soprattutto ad una fotografia che mi ha lasciato un po' perplesso riguardo alle dinamiche dell'accaduto. Il sito è quello di amnotizie.it, che nell'articolo del 19 maggio 2016, dal titolo "Un affare da 3 miliardi, ecco gli interessi dietro l'agguato ad Antoci" di Sergio Granata, pubblica una foto nel quale si vede una normalissima strada asfaltata a doppio senso di circolazione con l'automobile ferma davanti a, le possiamo anche contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, circa 7, 8 pietre che bloccano mezza corsia del senso di marcia dell'automobile. E vediamo invece circa tre quarti della carreggiata completamente libera. E questo un po' mi fa riflettere perché gli uomini della scorta, nel momento in cui vedono un blocco o comunque sono costretti a una brusca frenata, come abbiamo letto e ascoltato dai vari TG, riviste e giornali, col sospetto che si potesse trattare di un qualcosa di losco, di un attentato effettivamente, non si siano fermati, mettendo a rischio, a serio rischio, la vita del presidente stesso, Antoci, e di chi viaggiava con lui. È una cosa strana perché avrebbero potuto tranquillamente bypassare queste pietre e continuare in sicurezza, magari con una velocità più avanzata, verso San Fratello, verso la casa del presidente, riparando da eventuali problemi. In un'altra foto si vede, sempre di amnotizie.it, del giorno prima, proprio da una foto a caldo del 18 maggio 2016, sempre dell'articolo di Sergio Granata dal titolo "Agguato ad Antoci, le reazioni politiche". Non mi soffermo sul testo, questo potete leggervelo tranquillamente. Io voglio con voi analizzare le foto delle dinamiche per cercare di ricostruire una dinamica. E se questo attentato poteva essere evitato. Notiamo tre colpi di arma da fuoco. Non ho le competenze per dire se si tratti di fucili, pistole o quant'altro, sullo sportello posteriore sinistro, però effettivamente molto in basso. La mafia di solito quando fa attentati cerca di farli per bene. E comunque non è il primo avvertimento che il presidente Antoci ha. Ricordiamo i proiettili intercettati, se non sbaglio, in una busta in un centro di smistamento a Palermo, oppure la letterina, il pizzino che minacciava di morte sia lui che il presidente Crocetta. Quindi, cioè, dopo questa serie di avvertimenti, questo attentato mi sembra di matrice grossolana. Non lo giudico proprio un'opera fatta
bene, fortunatamente, dai mafiosi. È strano. Questa è la mia riflessione, è questa. Mi sembra molto strano. Non capisco perché la scorta si sia fermata di fronte a 7-8 pietre con una carreggiata quasi libera, completamente libera. Come sia potuto succedere una cosa del genere? Perché chi ha sparato semplicemente in basso tre colpi, quando invece gli attentatori, a quanto detto dalle testimonianze, siano stati due, poi messi in fuga dagli uomini della scorta. Questo mi fa riflettere e spero che la magistratura o chi di dovere faccia immediatamente luce su questo fatto, su questo avvenimento, che probabilmente poteva essere anche evitato, e il presidente non avrebbe corso questo rischio di questo attentato. Comunque, effettivamente è un po' strano che il territorio dei Nebrodi sia bloccato per la presenza dell'esercito, e anche questa cosa non la capisco, perché addirittura portare l'esercito sui Nebrodi, sui boschi, quando abbiamo un corpo regionale atto proprio a queste funzioni di vigilanza, le funzioni che adesso sono state date all'esercito. Vi ricordo che la Guardia Forestale regionale non è stata assorbita dai carabinieri, è un corpo proprio autonomo e atto a questo tipo di attività. Potevamo utilizzare semplicemente loro, secondo me. Comunque, vedremo come andrà a finire. Se anche voi avete qualche dubbio o qualche osservazione da fare, tranquillamente scrivetela nei commenti. Vedete, guardatele bene queste foto e probabilmente vi sarete fatti la stessa mia opinione, che questa cosa poteva essere molto probabilmente evitata. Non voglio dilungarmi molto. Era soltanto un video per cercare di capire le dinamiche, per farci qualche domanda, per porre una riflessione, magari legittima, sull'accaduto. Spero di continuare con questo argomento, magari saperne di più, cercare di informarmi. Se avete qualche notizia, qualcosa a riguardo, potete tranquillamente contattarmi e inviarmela pure. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di sentirci presto di nuovo qui sul web. Un abbraccio a tutti, grazie ancora.